Grazie per l'introduzione, buongiorno a tutti. Io oggi vi devo fare almeno due domande, domande facili, alzate di mano, quindi facciamo una prova. Quanti di voi pensano di essere Nola Magna della Cavallerizza Reale? Ok, questa era veramente facile. La seconda domanda è, invece relativa a questa presentazione, no? Oggi vi voglio parlare di un altro tipo di benessere, un benessere digitale, il benessere... il digital well-being, come lo chiama Google, se vogliamo citare qualcuno, cioè come possiamo combattere le eventuali cattive abitudini che abbiamo acquisito con l'utilizzo dello smartphone. E quindi la seconda domanda, la prima domanda vera è: quanti di voi, alzi la mano, quanti di voi pensano di usare troppo o male lo smartphone? Ok. Grazie, perché questo mi permette di andare avanti. Ecco, sappiate ovviamente che non siete soli, non siete capitati in un'aula tutti insieme per caso, ma siete più che giustificati. Ci sono tante persone nel mondo, tanti studi, tante applicazioni anche mobile che cercano di aiutare le persone a avere un più benessere col proprio smartphone. E studi più o meno recenti ci dicono che appunto l'eccessivo utilizzo, un utilizzo sbagliato dello smartphone può portare a tre problemi: a una sorta di dipendenza, a dei problemi di interazione sociale, per cui non parliamo con la persona di fronte a noi, ma parliamo con WhatsApp, su WhatsApp con qualcuno a chilometri di distanza, e anche a distrazioni pericolose, di cui questa foto è un bel esempio, mentre uno usa il telefono mentre sta guidando. Un ottimo modo per finire nei guai. E quindi, come vi accennavo prima, anche grosse aziende nel mondo della tecnologia, come Google, come Apple, hanno introdotto nei loro ecosistemi, nei loro sistemi operativi, delle applicazioni, delle funzionalità per il benessere digitale. Google lo chiama Digital Wellbeing, Apple lo chiama Screen Time, ed è un po' anche presente nei Mac in maniera abbastanza inutile rispetto al telefono. E quindi, e questa è la seconda domanda, queste app che magari avrete visto, avrete provato, avrete sentito parlare, secondo voi funzionano a lungo termine oppure no? Quindi alzi la mano chi pensa che queste app possano funzionare. Ok, giusto per fare la prova del 9, quanti di voi pensano che queste app invece non possano funzionare? Ok, c'è un piccolo numero di astenuti, ma non tanto grande, grazie. E se non funzionano, come in realtà un pochino vedremo, esistono delle alternative migliori? Allora, per scoprirlo, per rispondere a queste domande, abbiamo fatto un po' di analisi, un po' di studi. Prima di tutto abbiamo cercato nel Play Store di Android una serie di app che aiutassero a combattere queste cattive abitudini con lo smartphone, e abbiamo analizzato quindi 42 applicazioni trovate e 1128 delle recensioni utente di queste 42 applicazioni, per capire cosa facessero queste applicazioni, quelle funzionalità offrissero e se le persone le utilizzassero, le trovassero utili oppure no. Dopodiché abbiamo preso le funzionalità più utilizzate e abbiamo fatto una nostra applicazione che utilizza le funzionalità più apprezzate di queste 42 e le abbiamo provate per 3 settimane, abbiamo chiesto a delle persone, la maggior parte erano studenti, di provarle per 3 settimane e abbiamo raccolto quindi un po' di dati con 38 di queste persone. Allora, tra le funzionalità, giusto per darvi una panoramica, tra le funzionalità di queste 42 app, la maggior parte sono relative al tracciamento e alla visualizzazione dei dati. Il 60% di queste app mostrano dei grafici dell'utilizzo del vostro smartphone. Avete usato Facebook per la metà del tempo che oggi avete usato lo smartphone. E un'altra quantità di app, un'altra quantità significante invece è invece il tempo speso numericamente, appunto il 48% di queste app dice il tempo speso per app. Quindi oggi avete usato il telefono 2 ore, c'è un bellissimo grafico a torta, e in particolare avete usato il 30% di questo tempo, avete usato Facebook, il 25% avete usato WhatsApp e quant'altro.
e insieme al tempo speso per app c'è anche un tempo speso per telefono. E poi alcune statistiche più piccoline, tipo quante volte avete sbloccato il telefono in una giornata o quante volte avete aperto e chiuso velocemente un'app. Però il padrone lo fanno i grafici e i dati su quanto tempo avete speso. Un'altra componente di queste app sono invece alcuni interventi, alcune cose che gli utenti possono fare per risolvere questi problemi o per agire una volta che vedono dei problemi. E un po' più di un quarto di queste app, come vedete, utilizzano dei timer, vi permettono di impostare dei timer, e un quarto invece scarso permettono di impostare dei blocchi. Quindi i timer sono modalità per cui voi dite: avvertimi dopo che ho usato il telefono, dopo che ho usato Facebook o dopo che ho usato il telefono per 20 minuti di fila. E dopo 20 minuti compare una notifica che dice: hai usato troppo il telefono, ho usato troppo Facebook. E buono. I blocker invece sono blocchi che voi potete mettere al vostro telefono o alla vostra app. Quindi adesso voglio che il telefono rimanga bloccato per 20 minuti, e quindi se in quei 20 minuti voglio utilizzarlo mi è scritto il telefono è bloccato e magari devo mettere un codice di 20 numeri che ho scelto io per riuscire a sbloccarlo e poterlo utilizzare. Per quanto invece riguarda le recensioni, molte trovano queste app utili per appunto combattere i loro cattivi comportamenti o per controllarli, e altri invece sperano che i nuovi comportamenti, il risultato di questi blocchi, di questi timer, rimangano nel tempo anche quando loro avranno disinstallato, smesso di usare quotidianamente queste altre app, in modo da evitare di sostituire l'utilizzo di Facebook con l'utilizzo dell'app per il controllo del digital well-being. Le persone quindi vorrebbero, da queste recensioni, e molte vorrebbero imparare come comportarsi per essere più coscienziosi nel loro uso dello smartphone. E come abbiamo notato, sfortunatamente, queste app però non sono pensate per generare questi comportamenti a più lungo termine. Ma abbiamo notato che smettendo di utilizzare queste app, e questo è uno spoiler per fra qualche slide, smettendo di utilizzare queste app si smette anche il comportamento positivo che si è acquisito di bloccaggio o di consapevolezza. Tra i commenti invece negativi che emergono dalle recensioni, qui ci sono solo un paio di esempi, e alcuni dicono: sì, bello avere il blocco, bello avere il timer, ma in un click tolgo il blocco e tolgo il timer, è troppo facile ignorare questi blocchi, non è abbastanza forte per cambiare il mio comportamento. E anche se qualcuno appunto ama queste app, comunque si accorgono di aver bisogno di una forza di volontà più forte rispetto a un semplice simbolo, rispetto a un semplice blocco, che di nuovo è facile da superare. Quindi, dopo questa analisi, abbiamo cercato quindi di valutare meglio il comportamento, il funzionamento di queste funzionalità più comuni. Qui vedete un piccolo video che mostra quest'app che abbiamo realizzato, che all'inizio ha un grafico, poi permette di ricevere notifiche, i timer, i blocchi, tutte queste cose che vi ho appena raccontato. E abbiamo quindi realizzato un'app Android che abbiamo fatto usare per 3 settimane da persone come voi, la maggior parte erano studenti, volontari, 38 di queste persone. Nella prima settimana l'app era praticamente inutile, stava lì e registrava cosa succedeva per capire un po' se ci fosse un cambiamento prima e dopo l'utilizzo di questa app, mentre nelle 2 settimane successive le persone vedevano i loro grafici e potevano vedere notifiche, potevano impostare blocchi, potevano impostare timer e quant'altro. E cosa abbiamo scoperto? Beh, prima di tutto abbiamo cercato di vedere se l'utilizzo giornaliero dello smartphone fosse diminuito prima e dopo l'utilizzo di questa app. E in effetti un pochino l'utilizzo complessivo giornaliero è diminuito. In media i partecipanti, queste 38 maggior parte studenti, hanno speso meno tempo mentre usavano l'applicazione. Sono passati da 230 minuti al giorno di utilizzo non consecutivo di un'app a circa 195. Quindi da 4 ore a un po' più di 3 ore. Quindi c'è stato un miglioramento, relativamente magari piccolo, ma comunque un miglioramento,
sul tempo di utilizzo. Però andando ad analizzare per esempio il numero di sblocchi che questi partecipanti hanno fatto sul telefono, abbiamo notato che l'app non li ha influenzati praticamente per niente. Nella prima settimana in media le persone hanno sbloccato il telefono 120 volte al giorno, nelle settimane successive 117, praticamente uguale. E vedete anche da questa appunto linea che è quasi piatta, appunto. Quindi non c'è stato un cambiamento. E anche tra i commenti abbiamo appunto notato quello che vi dicevo, che queste app hanno un effetto su alcuni fattori sul breve termine, ma non tanto sul lungo termine. E quindi cosa abbiamo imparato da questa analisi, da queste recensioni, dall'analisi delle recensioni e da questo esperimento di 3 settimane? Beh, abbiamo notato che queste app sono basate sul self-monitoring, aiutano a monitorare se stessi con timer, blocchi e quant'altro. Sono apprezzate per alcuni casi d'uso specifici, che appunto, come vi dicevo, questi timer e blocchi rischiano anche di essere ignorati in maniera troppo facile, e la loro efficacia decresce nel tempo. Idealmente quando si disinstalla questa applicazione pian piano si ritorna a avere i comportamenti negativi, diciamo, di prima. E quindi ci siamo chiesti, dato queste tre cose, possiamo fare di meglio? Possiamo fare qualcos'altro? E abbiamo provato a dare una risposta. E sappiamo che per cambiare un comportamento anche nella vita non necessariamente legato allo smartphone, ci si può, in maniera duratura, ci si può focalizzare sulle abitudini. Quindi adottare queste che si chiamano strategie habit forming, strategie che permettono di formare una nuova abitudine. E ci siamo quindi chiesti cosa succedesse se applicassimo queste strategie di habit forming a questo dominio specifico dello smartphone, del benessere digitale, e cercassimo di definire delle abitudini digitali da cambiare. E allora abbiamo provato a definire un'abitudine digitale in questo modo. Allora, possiamo descrivere un'abitudine, scusate per la parte di lezione che adesso ci sarà, è un'abitudine in generale, ma un'abitudine digitale in questo caso specifico, come un ciclo che è composto da 3 elementi. Il primo è il contesto. Immaginiamo di essere al lavoro, annoiati, e alla nostra scrivania, e questo contesto, questa noia, ci porta a far partire una routine. Questa routine è la nostra abitudine digitale, il nostro comportamento con lo smartphone. Per esempio, usare Facebook, usare Instagram. Posato lo smartphone, siamo un pochino contenti, magari non tanto quanto l'omino nelle slide, però abbiamo comunque una sensazione positiva, perché comunque ci siamo distratti, siamo un po' meno annoiati e quant'altro. E questa sensazione rafforza questa abitudine. La volta dopo, allo stesso contesto, sappiamo che avremo, per soddisfare la nostra voglia di distrazione e per avere questa sensazione positiva, potremo spendere 10 minuti, un quarto d'ora su Facebook, su Instagram, su Snapchat o su quello che si usa ai giorni d'oggi. E quindi, per cambiare questa abitudine, una soluzione efficace è quella di sostituire la routine, passare da una routine digitale, diciamo, a una routine analogica, una routine offline, una routine che non riguardi lo smartphone, una routine che però mantenga inalterata la nostra motivazione, mantenga inalterata la sensazione positiva e la voglia di distrazione. In questo caso, per esempio, potremmo andare a fare una piccola passeggiata. Se fare una passeggiata vi dà una sensazione positiva e vi aiuta a combattere la distrazione. Questo ovviamente è tutto molto personale, quale routine può essere sostituita e in quali contesti e in quali ambiti. Quindi, seguendo questa idea, abbiamo fatto un'altra app, sempre per Android. Questa app si chiama Socialize, che è in grado di rilevare queste abitudini digitali in maniera automatica, le notifica all'utente, che può decidere se cambiarle oppure ignorarle in base al tipo di abitudine che viene rilevata. Quindi aiutandolo a definire e rispettare delle routine alternative.
Quindi a un certo punto l'app, e vi mostrerà come in slide, che c'è una nuova abitudine rilevata, in questo caso durante un giorno lavorativo di mattina, tipicamente l'abitudine è tipicamente usi Facebook e Chrome come due applicazioni. L'utente può decidere di cambiare questa routine e indicare quale motivazione lo porta ad utilizzare Facebook e Chrome, con una fase appunto di riflessione. A quel punto decide di dichiarare qual è la routine alternativa che vuole fare, per esempio andare a fare una passeggiata. A quel punto, la volta dopo che si verifica il contesto, giorno lavorativo dalle 10 alle 12, l'applicazione manderà una notifica che dice non usare Facebook o Chrome, ma piuttosto vai a fare una passeggiata. Grazie di nuovo a un'altra prova che abbiamo fatto per un periodo un po' più lungo con una ventina di persone a cui abbiamo chiesto volontariamente di installare questa applicazione. E alcune l'hanno utilizzata per 3 settimane, alcune per più di un mese. E abbiamo notato che queste strategie, laddove le implementassero, laddove scegliessero di cambiare una routine in maniera consapevole, hanno effettivamente cambiato il comportamento un po' più a lungo termine, con un effetto maggiore rispetto all'utilizzo dei timer e dei blocchi che vengono utilizzati tipicamente con le applicazioni attuali. Questo perché ha permesso di spostare anche dal mondo digitale, dall'utilizzo intero dello smartphone, a un'attività che non riguarda lo smartphone, che quindi richiede anche fisicamente di spostare e di chiudere lo smartphone. Per darvi giusto due numeri, di queste 20 persone, in media queste 20 persone hanno composto 2 routine alternative nell'intero periodo. Molte di quali hanno continuato a mantenerle, alcuni hanno deciso di cancellarle, e dai dati che abbiamo sembra che in realtà abbiano comunque avuto un effetto anche una volta che questa routine è stata cancellata dall'app. Questo chiude il discorso e la presentazione, quindi vi ringrazio e concludo con questa foto che è praticamente abbastanza emblematica, secondo me, e questa frase che dice che non solo cambiare le nostre cattive abitudini con lo smartphone è possibile, ma può essere anche un primo passo per un uso più responsabile della tecnologia in un prossimo futuro. Vi ringrazio.